questa risoluzione trattiamo di un tema che abbiamo già discusso grazie alla presentazione anche dei nostri diversi atti, diverse risoluzioni. Il tema è quello del glifosato, l'erbicida più utilizzato al mondo e il prodotto più venduto in Italia, secondo i dati del SIAN, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale, che è presente il glifosato in oltre 750 formulati dedicati alle colture intensive, agli orti e al giardinaggio. Come sappiamo, è stato dichiarato probabile cancerogeno dallo IARC, che è la massima autorità globale in campo oncologico. Il glifosato è stato classificato, tra l'altro, anche come interferente endocrino. È una sostanza che troviamo sostanzialmente dappertutto e viene immesso nella catena alimentare anche grazie ai mangimi per gli animali, OGM quindi resistenti al glifosato stesso. Siamo tutti esposti a questa sostanza anche contro la nostra volontà, perché, ripeto, il glifosato è presente ovunque. Tra l'altro, recentemente una rivista indipendente che si chiama Salvagente ha fatto delle analisi su 14 donne incinte e tutte 14 sono risultate positive e contaminate dal glifosato. Non ultimo, c'è in atto una raccolta firme a livello europeo lanciata da LifeGate che chiede il divieto dell'uso dell'erbicida. Riconosco che in questa regione dei passi avanti sono stati fatti anche grazie evidentemente alla nostra insistenza. La regione Emilia-Romagna è una delle pochissime regioni che inizierà a monitorare il glifosato in maniera costante e sistematica, però rimane il fatto che viene comunque, continua ad essere usato anche in agricoltura, per esempio. Quindi in questa risoluzione noi chiediamo di rimuovere il glifosato da tutti i disciplinari di produzione e di escluderlo ed escludere dai premi del programma di sviluppo rurale delle aziende che ne facciano uso. Chiediamo che vengano sostenuti approcci agroecologici, quindi metodi più sostenibili, e chiediamo di intervenire presso il governo affinché sia applicato il principio europeo di precauzione a tutela della salute pubblica e vietando definitivamente la produzione e la commercializzazione e l'uso di tutti i prodotti fitosanitari che contengono il principio attivo glifosato.